Ciao a tutti! Molti di voi hanno visitato KFC almeno una volta nella vostra vita e hanno ordinato questo basket con pollo. Ci sono cosce impanate, strisce di pollo e ali. Tutto questo è molto gustoso. Abbiamo deciso di cucinare lo stesso basket, ma non di pollo, bensì di struzzo. Per prima cosa abbiamo ordinato questo secchio così enorme, all'interno del quale c'è un distanziatore, proprio come nel basket originale. Prima di tutto copriamo il secchio con uno strato di vernice. Fatto. Dipingiamo di bianco dall'interno e copriamo con vernice rossa dall'esterno. Dopodiché abbiamo dato il secchio ad un artista. Il risultato si vedrà più tardi. Andiamo al supermercato per la carne di struzzo. Abbiamo comprato due enormi pezzi di struzzo. Lo mettiamo in macchina. Pesano 43 kg. Abbiamo speso 670 euro. Poi andiamo all'ipermercato. Carichiamo sul carrello 120 litri di olio di semi di girasole. Ci serve anche dell'olio d'oliva, paprika, zenzero, pepe nero, basilico, origano, aglio secco, un sacco di farina e cereali senza zucchero. Tutto questo carrello ci è costato 250 euro. Abbiamo due belle gambe di struzzo. Ma hanno ancora la pelle. È incredibilmente dura, tanto dura che la usano per farne scarpe. Dobbiamo toglierla. Con una mano tiriamo la pelle e la separiamo dalla carne con un coltello. Fatto. Tagliamo i pezzi di grasso. Abbiamo ripulito bene una gamba. Ripetiamo il processo con la seconda. Quando le due gambe sono perfettamente pulite, è necessario separare lo stinco dalla polpa. Facciamo tutto il più accuratamente possibile in modo da non rovinare la carne. Togliamo l'osso all'altezza dell'articolazione. Così abbiamo due pezzi, stinco e polpa. La polpa viene tagliata per il lungo in due parti. Queste saranno le nostre strisce di struzzo. Dividiamo la seconda gamba esattamente nello stesso modo. Pronto, il processo di taglio è finito. Ed ecco qui, abbiamo due stinchi e quattro pezzi di filetto. Ma il filetto non ha la forma di cui abbiamo bisogno. Se lo lasciamo così potrebbe rompersi. Usiamo dello spago. Con il suo aiuto leghiamo un pezzo di carne. Ecco, così la carne è pronta. Avvolgiamo così tutti e quattro i filetti. E voilà! Per far passare meglio la marinata nella carne, usiamo questo strumento a chiodi. Lo usiamo per perforare i nostri pezzi di carne. Prendiamo questa vasca. Ci mettiamo zenzero macinato, paprika, origano e basilico, pepe nero, aglio secco, un sacco di sale, della senape e un litro intero di olio d'oliva. Tutto questo viene mescolato. Ora versiamo 20 litri di acqua calda. In questo modo le spezie si diffonderanno meglio. Ora mettiamo i pezzi di struzzo nella marinata. Aggiungiamo ancora acqua per coprire tutta la carne.
Abbiamo lasciato marinare tutta la notte. La carne si è ammorbidita per bene. Stendiamo carta stagnola sul tavolo. Sopra carta da forno. Prendiamo le strisce di carne. E lasciamo sgocciolare la marinata in eccesso. Stendiamo sulla pergamena e avvolgiamo. Allo stesso modo, avvolgiamo lo stinco. Ripetiamo questa procedura con ogni pezzo. Prendiamo questa teglia e ci stendiamo i pezzi di struzzo. La prima fase di cottura avverrà nel nostro enorme forno. Mettiamo 4 mattoni refrattari sul carrello. Sopra mettiamo la teglia. E infiliamo nel forno. Lasciamo la carne cucinare per 8 ore, a 180 gradi. Finalmente il tempo necessario è passato. Tiriamo fuori dalla stufa. Tagliamo e vediamo cosa c'è dentro. La carne è sicuramente ben preparata. Apriamo il resto dei pezzi. Tagliamo lo spago che non ci serve più. Per friggere questi enormi pezzi di carne abbiamo bisogno di una bella vasca e dell'olio che abbiamo comprato al negozio. Apriamo le scatole. Tiriamo fuori le damigiane, le apriamo e versiamo l'olio nella vasca. Ci versiamo tutti i 120 litri che abbiamo comprato. Per riscaldare questo olio, versiamo dei carboni ardenti in 2 barbecue. Dobbiamo tagliare la legna. Dopodiché la distribuiamo sui carboni. Ora basta mantenere un bel fuoco per 2 ore. Ci servirà una griglia gigante. Su di essa appoggeremo la carne a friggere. Prendiamo 3 vasi di plastica. In uno mettiamo acqua. Nel secondo ci mettiamo della farina. Invece nel terzo mettiamo 3 pacchi di cornflakes senza zucchero. Per prima cosa mettiamo lo stinco di struzzo nella farina. Lo rotoliamo bene su tutti i lati. Dopodiché lo immergiamo nell'acqua. Ancora una volta nella farina. Nell'acqua. Nella farina, nell'acqua e lo strato finale di cereali. Cerchiamo di coprire bene l'intero pezzo di carne. Mettiamo la gamba impanata sulla griglia. Seguendo lo stesso principio, impaniamo tutti gli altri pezzi. E il passo finale è quello di metterli a friggere. Ora è necessario mantenere il fuoco al massimo in modo che l'olio non si raffreddi. Dopo 10 minuti di cottura attiva, solleviamo la griglia. Fatto, lo struzzo secondo la ricetta KFC è pronto. A proposito, questo è il nostro secchio. Guardate che bello! Con il dipinto e il ritratto del colonnello Sanders. Lo riempiamo con il nostro struzzo impanato.
mio parere è venuto molto divertente e sembra proprio come l'originale. Tagliamo un pezzo. All'interno la carne si è rivelata molto succosa. Proviamo. La carne è ben marinata e molto gustosa. E l'impanatura è il più croccante possibile. Per ingigantire il basket KFC ci sono voluti 3 giorni e la bellezza di 1000 euro. E se questo video ottiene 300.000 mi piace, allora aumenteremo un altro fast food. Scrivi nei commenti cosa vorresti vedere. Iscrivetevi al canale e cliccate su questa playlist. Ci sono molti altri video di cibo enorme. Ciao a tutti!